Le ultimissime di Pescara Cosenza, anticipo di campionato in programma venerdì con inizio alle 21. Assenti Mancuso, Campagnaro, Brugman e Canutè. Capone dovrebbe recuperare, diversi dubbi di formazione. Sarà 4-3-3 in realtà, per un attimo Pillon ha avuto l'idea di confermare il 4-3-1-2. Dopo una riunione tecnica, l'allenatore di Preganzola ha deciso di tornare all'antico, vista soprattutto l'assenza di Mancuso, causa squalifica. Il rientrante Marras giocherà a destra sul versante opposto, ballottaggio sottile Antonucci, ma alla fine potrebbe essere confermato il classe 99 in prestito dalla Fiorentina nel ruolo a lui più congeniale, quello d'esterno d'attacco. Del Sole partirà ancora dalla panchina, Monachello riferimento centrale. In difesa torna Balzano, al centro la coppia Gravion-Scognamiglio. Altro dubbio sulla fascia sinistra. Perrotta sembra in vantaggio su Pinto e Del Grosso. A centrocampo altro dubbio. Giocherà uno tra Melegoni e Crecco. Domani mattina seduta di rifinitura a porte chiuse e conferenza stampa di Beppi Pillon.